Allora, tra poco si comincia la prima semifinale di questa 13ª edizione. Il Senegal di Capitano Scione affronta l'Argentina di Gaetano Castellano, che sta facendo i suoi servizietti, e quindi c'è qui il leader dell'Argentina, Gianni Fiorentino. Partiamo prima dal Senegal. Senti, Domenico, avete affrontato e battuto il Senegal e il Messico ottimamente, con un grande risultato, tanti gol fatti. Oggi si cercherà di prenderne un po' meno. Difficile, e ci sarà sicuramente maggiore tensione, perché i gol sono già raggiunto anche Castellano, poi anche sostituire Gianni Fiorentino, fate questo change. Facciamo parlare i capitani sono... sono capitano, io sono vice. Ok, lui è vice. E allora, Gaetano, di fronte c'è il Senegal di Domenico Scione. La prima domanda è: conosci i tuoi avversari? Sì, abbiamo già giocato nel girone, però da quanto ho capito sono una squadra ben diversa. Senti, Gaetano, il 2-2 alla Nigeria, una partita dei due volti, un primo tempo masticato, il secondo con le ali dell'entusiasmo trascinati dal gigante russo. Oggi che partita ti aspetti dai tuoi? Forse qualche leader deve venire un po' fuori? No, come sai, siamo una squadra compatta, chi fa la differenza lo sa che deve fare la differenza. E dobbiamo vincere, bisogna vincere, ma sappiamo che sarà una grande partita, perché l'avversario che abbiamo contro è forte. Non mi resta che farvi l'in bocca al lupo, stringetevi la mano. Tra poco Senegal, Argentina, è la prima semifinale di questa 13ª edizione. Don Antonio è carichissimo. Perché faccio mente locale, io non voglio più fare, io non voglio più fare, non vorrei fare la fine di chi insulta il tuo amato, non mi posso fidare, sto mondo non... Allora, sotto le note dell'inno dei mondiali di Russia 2018, il Senegal e l'Argentina fanno l'ingresso in campo per la prima semifinale di questa 13ª edizione dello Sportone League. È tutto prontissimo. L'Argentina, gli ex Sky Blues, vogliono centrare l'obiettivo di arrivare alla loro terza finale sbordoniana nella storia. Una vinta, una persa. Anzi, sì, una vinta e una persa. Anzi, direi quattro finali Sky Blues. Quattro finali. Due vinte, una persa e due vinte e due perse. Sì, perfetto. E allora andiamo a vedere il Senegal, che con Capitan Cortegiano, attenzione perché la palla è subito per Carbone. Dicevamo, da quando c'è Cortegiano alla guida di questo team, di questo gruppo, gli ex uccidiamoli non sono mai arrivati a giocarsi una semifinale sbordoniana. Oggi hanno l'occasione per incrementare il loro record, raggiungendo la finale. L'altra semifinale si giocherà venerdì prossimo, e domenica prossima ci sarà la finalissima di questa 13ª edizione, così come ci sarà la finalissima di Nation League tra Spagna, Islanda, Croazia e... L'altra semifinale si giocherà venerdì, sarà invece, abbiamo detto, Croazia. Che qua, perché c'è subito un pallone nell'area di rigore. Tanto Croazia-Brasile, non si era salvata la clip, che giocheranno venerdì. Colpo di testa, Scione smanaccia. Primo squillo dell'Argentina, che oggi si schiera con De Cicco al centro, Fiorentino ai lati, Cimino e Bonito. Centrocampo a tre con Russo, divenuto Palumbo. In avanti Pirura, c'è Castellano ovviamente, eccolo là. Anche se c'è Divo punta in questo momento.
Senegal con Ascione, Chianese, Trapani e De Martino in difesa, centrocampo con i due Iodice e Padovani, avanti Carbone, trazione anteriore per il Senegal con De Simone e Cortegiano a disposizione. Il Senegal è passato con un 9-4 sul Messico, mentre l'Argentina solo ai calci di rigore dopo il 2-2 contro la Nigeria. Cesare Esposito in panchina dell'Argentina. Allora, rinvio per De Cicco che la sfida ai rigori ne aveva neutralizzato solamente uno, che però gli è finito in porta dopo la respinta, è andato sul palo e poi dentro la sua porta. Calciato invece fuori Mosella, errore fatale. Sono due squadre che si sono già affrontate durante il girone A di questo mondiale. Vittoria per l'Argentina, se non erro 3-1. Vorrei dire pagianate. Quindi motivo di orgoglio doppio per il Senegal. Non sfigurare, provarla a vincere. Qua attacco di Carbone. C'è un vento fortissimo questa sera. Occhio alle traiettorie. Posta Iodice, che prova ad accelerare il tanque. De Cicco e poi Fiorentino. Primo squillo di Stefano Iodice, il tanque del Senegal che ha segnato i gol più pesanti nella sfida al Messico con due discese. Qui verticalizzazione di Russo. Castellano l'aggancia in aria, se la sposta destro in mezzo, è un assist divo, deviato e poi rinvio. Il ritmo è già alto. Occhio Marco Iodice, prova a sfondare. Russo va in verticale con Trapani che svetta. C'è Padovani che la tocca di là. Chianese che ormai gioca terzo a destra con Trapani centrale già da un paio di partite. Padovani la sposta e va da De Martino. Contro due, prova a saltare anche Cimino. Lancio lungo, Castellano e Trapani che vanno a lottare, poi arriva il destro del divo. Sta giocando molto avanzato sul fondo. Palumbo, la sposta in mezzo a due, la tiene ancora Palumbo, c'è fallo di Pado. Caccia Palumbo col sinistro, occhio dentro. C'è il divo che attacca centrale, Russo che parte da fuori aria. Ma sta venendo, arrivavo io. Vediamo Palumbo col sinistro a rientrare, che passa Ascione. Palla deviata, Carbone col tacco, non trova però Padovani. La gira ancora l'Argentina, ma Fiorentino fa partire un pallone alto. Trapani, vediamo se arriva De Martino, la tiene in campo la sua ultra velocità. Ancora De Martino, il piede. Sale Iodice, la tocca verso il fratello, non arriva sulla traiettoria. Cimino dentro questo pallone, Ascione coi pugni, non era facile sulla pressione anche di Castellano. Russo prova col destro, palla fuori, palla fuori per Russo, c'è un fallo in attacco.
fino al vento. Alessio Russo dentro, la Pani di testa mette fuori. Palla dietro, deviata, occhio alla pressione su Cimmino che prova a uscire. Arriva Palumbo, contro due, parte De Martino. De Martino accelera, poi la palla dentro, attenzione, non si vede nulla, poi la palla viene rinviata con il Senegal che pressando riesce a rubare palla a Cimmino e Palumbo, qui sulla destra. Ancora Chianese, Palumbo, c'è fallo di Chianese. E allora, punizione, occhio al Russo che da più o meno questa posizione ha segnato contro la Nigeria. A campo invertito, Russo, destro alto, lo scende. Ascione Cortà. Esce dalla pressione il Senegal con i tre difensori e Iodice che va a prendere il posto del play basso per far girare palla, sempre 0-0, partita che era partita in maniera abbastanza frizzante, ora un po' spezzettata con un po' di falli in zona centrale. Qua c'è un fallo fischiato da Schioppa, lì però non dove ha battuto Palumbo. Palumbo la allarga a Bonni, Castellano 1-2, Bonni in aria, salta bene e poi Bonni col destro, non col sinistro, che il suo piede, Ascione blocca mentre si alza il vento. De Martino se ne va su due, rimpallo, rimessa argentina. Cimmino con le mani, rallenta un po', dentro Trapani di testa, Russo primo e poi sinistro. Fiorentino, Cimino sterza, va ancora da Fiorentino, la muove a Russo. Fiorentino, mezzo esterno per Bonni, provano l'1-2, lui è Castellano, Bonito, sinistro e mezzo, prova l'anticipo Trapani, riesce su Palumbo. Fiorentino salta due volte, la palla va un po' col vento, ancora serie di colpi di testa. Russo, mezzo a due, via così, destro, deviato. Arriva, vai, arriva, arriva. Poi la palla dentro, salta Trapani, ancora Russo di testa, prolunga dentro, Castellano l'alza, troppo defilata. De Martino rinvia, lì in mezzo c'è Cimmino, sbaglia l'aggancio, parte Padovani. Destro, una frusta, arriva Carbone, anche lui, fuori. Bonni. Castellano, attaccato, torna dietro. Cimmino, sale lui, Palumbo, attacca. Bonito, parte un cross, poi Palumbo in anticipo, Trapani ancora, le prende tutte lui, esce Fiorentino. Caccia fuori qua, divenuto da zona centrocampo, continua ad alzarsi il vento al San Rocco. Scione col destro, lunga e sbagliata, rimessa gestita male da Bonni. Partita che non si sblocca e ora rallentato anche di ritmo, De Simone è appena entrato. Col tacco, libera, Iodice, De Cicco, di figura, in angolo. Occhio dentro. Calcio d'angolo, parte Padovani. Destro, mezza altezza, Trapani. La tiene, Cimmino, mette fuori. Poi si va da Iodice. Arriva il destro, deviato, De Martino. Prova a sinistro, durato anche lui. Vado dal nulla, ancora pressione Senegal, prova a uscirne Bonni che se ne va con il mancino, ma c'è Chianese che chiude e poi palla dietro ad Ascione.
Firenze, c'è un quadro che vede il pallone da questo lato, nessuno lo vede, Travani, De Simone, controllo orientato, parte un tiro, De Cicco. Occhio alla palla recuperata su Russo, Pado, scappa, poi suola, un po', mezzo a due, Esposito, De Martino, la recupera Cimino, De Martino recupera un pallone con un fallo. Russo subito mette in moto Palumbo che allarga tutto verso Castellano, centrale, Esposito, sinistro ancora per Castellano, palla persa, riparte il Senegal. Solo per un attimo, rimessa laterale, vuole un cambio il mister, entra Cortegiano. C'è Marco Iodice. Giannise. Salta Russo. Palumbo non triangola. E allora continua la pressione il Senegal. Con le mani. Stefano Iodice. Poi palla per De Simone che ha provato un gran numero. Fondo. De Cicco per Fiorentino. Sale a sinistra, poi interrompe la manovra e ricomincia la Cimino. Centrale, Palumbo, bel triangolo, palla a Esposito, battuto da De Martino, punizione. E c'è anche il primo giallo del match per De Martino. Palumbo con Mancino che gira, ma la palla è sempre fuori. Cimino, pallone che esce fuori. Travani centrale, Cortegiano la perde, Russo passa, Iodice lotta, poi si va in verticale con De Simone che non aggancia. Subito per Cimino. Duello, De Simone la ruba con un fallo. Bonni, Castellano, viene fuori, due su di lui, Trapani ruba, poi c'è un contrasto. Palumbo al limite, Esposito, prova, rasoiata, miracolo, Giascione incredibile. La tiene lì. Non era assolutamente facile la parata di Ascione, un pallone rasoterra che di solito passa sotto il corpo dei portieri quando non la vedi. Iodice, De Martino, salta secco Esposito, butta Cimino, non passa, fallo De Martino. Palumbo, bella la palla verso Castellano, Trapani. Colpetto. Cortegiano la devia. Fiorentino col destro. Palla alta, Esposito. Male. Pado, sale. Rientra Divenuto. Cimino con le mani. Divo. Prova a cambiare passo. Iodice, colpetto. Divo ruba, Pado lotta, anche Cortegiano mette un piede. Sempre molto spezzettata la partita tra Senegal e Argentina, sempre 0-0. Divo, c'è un rimpallo fondo. Ascione col destro, Russo lì in mezzo, Esposito, Murato, Bonni. Tanti contrasti, tante palle sporcate a centrocampo, non si riesce. Occhio a Cimino, sbaglia De Cicco e colpisce Bonni, porta vuota, Pado perde l'attimo, destro deviato, corner, la stava pagando tantissimo l'Argentina questa defiance difensiva. Occhio alle disattenzioni, Pado dentro, colpo di testa di Fiorentino. Si va con le mani, palla dietro, Chianese non è un grandissimo tiratore, prova lo stesso.
colpisce un avversario, rimessa per il Senegal che torna avanti e ha sfiorato il vantaggio. Ancora Chianese dentro questo pallone che non passa, ultimo uomo Trapani, la palla non esce, Trapani se la cava ma rischiando tantissimo, non ha coperto benissimo quel pallone, c'è un fallo di tipo. Vado, sterza e vada Iodice. Iodice col mancino, debole. Cimino, tocca Fiorentino, prestato, c'è fallo su Pado. Altro errore qua dietro, Vediamo un po' perché c'è una punizione. Pado, tre in barriera. Pado a giro, De Cicco e poi De Martino col sinistro sul fondo. Meglio il Senegal fino a questo punto del match, come approccio, come idee, come occasioni create e soprattutto come grinta fino a questo momento. Argentina chiusa nella propria metà campo da qualche minuto, almeno 6-7, che non riesce a uscire. Occhio ora, Esposito, Trapani e De Martino. Su di lui, primo tempo, 0-0 tra Argentina e Senegal. Vincenzo, primo tempo con uno 0-0, una partita spezzettata tantissimo da tanti falli. A centrocampo è una battaglia, una guerra vera e propria. Secondo te qual è il bandolo della matassa da trovare per sbloccarla? Secondo me qualche singolo che noi abbiamo e può darci una mano. Occhio alle defianze difensive avversarie sulle vostre pressioni in 3 contro 3, e questa è la chiave. Bocca al lupo a Chianese. Abbiamo sentito Chianese, abbiamo sentito Bombo, non so se però la montiamo nel video della partita, l'intervista di Bombo o a parte, o a parte proprio, in una clip tutta interamente dedicata a Bombo e le sue storie, tra poco secondo tempo. Calcia Iodice. Ogni tanto scompare e poi riappare il direttore di gara. Tutto pronto, caccia Stefano Iodice, il tanque col destro deviato dalla barriera. E allora Divo, pressione di De Simone, caricato anche dai suoi supporters alle mie spalle. Io non so quanto si senta la mia voce con questo vento. Trapani sbaglia, la carica di Fiorentino lo serve. E allora Divo con le mani, palla dentro, Trapani svetta da fuori, c'è Bonni, male. Chianese, un Palumbo che va a ringhiare. Chianese ancora, altro replay, corteggiamo, debole. Intanto devo nascondermi. Anche questa occasione per Esposito e prova a sfondare sulla destra, lo attacca Padovani, risultato che ancora non si sblocca. Tra le due compagini che hanno eliminato Messico e Nigeria, dentro questo pallone e non arriva la rete di Palumbo. Fiorentina di petto, esce, anzi no, era rimessa, Di Martino la rimette fuori. Tante interruzioni, palla per Divo con le mani, Palumbo, Divo, tiro cross, Chianese spazza, Bonni la sistema, De Simone caccia via. Decio, lancio dentro l'aria, Chianese così così, concede una rimessa. Dove va Bonni? Con le mani l'Argentina, Russo, salta a Iodice, poi al volo Castellano, colpo di testa, calcio d'angolo. Ora calcio d'angolo ancora per l'Argentina, salta Divo. Ascione, di testa Divo. Castellano prova a prendere il pallone, scivola Trapani. Castellano, la finta, il destro,
che sibila al palo. Chianese via in avanti, Alessio Russo, poi Fiorentino sbaglia a leggere il rimbalzo, De Cicco non con le mani ma va col destro, la palla in porta, la palla in porta, la palla in porta, fondo. De Cicco, mani piedi, una frusta per Palumbo che la rimescola, Di Martino arriva su questo pallone, la tocca a Padovani in controtempo, Divo si lotta ancora lì in mezzo, forse fallo di Divo, Divo va, Trapani che contrasto, poi Padovani mentre rimane giù il Divo, continua invece a giocare il Senegal, no, De Simone con altruismo e sportività mette questo pallone fuori. C'è Zawa, inizia a parlare anche senegalese, Carbone, vai, facci un po' di scuola. Eccola qua, la scuola senegalese. Dici, una frase. Ecco. De Simone, destro, fuori di nulla, grande squillo di Nicolò De Simone. Allora De Cicco divenuto Argentina, ancora non si è ripresa del tutto psicologicamente, stava commettendo tanti errori, palla dentro, mai vista un'Argentina così in difficoltà come nelle ultime due partite. Il girone è stato completamente dominato con 9 punti. Palla dentro di... colpo di testa! Ha segnato De Simone! Con una zuccata improvvisa! Incredibile! Vantaggio Senegal! La sblocca De Simone di testa, tra l'altro non proprio il suo pezzo pregiato della casa. E allora in mezzo al gigante argentini ci ha messo la sua zucca per l'1-0. Divo subito, reazione del Divo, così, che gol, 1-1, mamma mia. Che reazione dell'Argentina col Divo, una frusta dentro, incrocio di pali, mamma mia. E allora, 1-1, cambia nuovamente il parziale, sempre in parità a questo punto, solamente 30 secondi durato il vantaggio del Senegal, palla dentro, colpo di testa, uscire di Fiorentino, poi arriva il destro di Chianese. Iodice proverà a centrare il 2-1 su questa punizione. In barriera chi sia De Cicco. Balta anche Iodice sul muro. Lui con le mani. Dietro Trapani. Di là Chianese. Poi Bonni. Palumbo, 3 contro 2, occhio a Palumbo, se ne va, Palumbo, dentro, Divo, alta, c'era Castellano, anzi Bonni tutto solo a sinistra, forse la soluzione più semplice, che Divo era in corsa. Ascione col destro, profondo, poi però il vento ci mette del suo per bloccarla lì in mezzo al campo. Russo la fa passare in mezzo alle gambe al suo avversario, mano di Chianese, non chiamato, allora Pado se ne va, Pado, Russo con le lunghe leve, recupera il pallone, poi prova ad andare di fisico, gran duello tra giganti. Vediamo un po', punizione, forse ha preso prima il piede e poi il pallone Iodice, velocità normale sembrava palla, vediamo un po'. Vediamo un po', comunicano Palumbo e Russo. Vediamo un po'. Va Palumbo, gira, Iodice. Si ritrae quel braccio e va di petto, poi colpo di destro di Palumbo. Ascione col destro, palla che gira, Esposito. De Martino con le mani. Fiorentino di testa. Iodice
contro Esposito. Poi la palla che arriva a De Simone, Esposito la tocca, si gioca sempre lì in mezzo al campo, nonostante le squadre abbiano trovato l'1-1, numero di Palumbo qua, mamma mia! Ancora Russo. Vediamo l'idea del gigante dell'Argentina. Russo, altissima, mamma mia, per Peter questa palla. E allora con il pallone recuperato immediatamente dal nostro Peter, fondo Senegal, spara via Chianise. Chianise, anzi Carbone, sfonda, Di Martino la tocca. Cimino, Russo, di là, gran palla, Bonni controlla. Palumbo tocco di ricordo, torno Bonni in estirata per il vantaggio all'Argentina sull'uscita di Ascione. Bonni, Caparbio, 2-1. Controllo VAR sulla scivolata di Palumbo, anzi di Bonni, proprio lui che la scorsa edizione una semifinale ha persa con i Goodfellas contro Hiroshima San Frecce. Proprio lui va in rete. Allora con le mani ancora l'Argentina con Cimino, prova a cercare il gol che raddoppierebbe il vantaggio. Mette fuori la difesa del Senegal, Russo, Iodice. Prova a uscire, palla a terra. Sarà rimessa per gli argentini, Cimino. Sbaglia, anzi no, trova. Per un attimo Divo, non l'avevo visto. Trapani, De Martino. Lungo linea, colpito De Simone. Una cannonata. Ingestibile. Marco Iodice mette il corpo davanti. Torna Dascione. De Martino, un po' di campo. Sale. Va, veloce. Si gioca, c'è fallo e c'è anche il giallo per Russo. E allora, reazione di De Martino. Intanto De Simone, rosso per De Martino. Senegal con un uomo in meno per 10 minuti. Iodice, destro De Cicco. Il lancio di Decio. Occhio a questo pallone. Palla dentro per Pado, che ha un controllo, vince anche un mezzo rimpallo. Pado mette il corpo avanti, divenuto straordinario. Contropiede argentina. Palumbo se ne va. C'è Iodice, c'è fallo di Chianese. Vuole calciare Bonito col mancino. Bonni, mancino, Ascione. E poi la respinta recuperata da Chianese, che cerca di dare metri al pallone. E anche De Simone che lo prolunga. Prova a salire Iodice. Rimessa ancora Senegal. Quando il tempo scorre sul cronometro, Ascione era arrabbiatissimo con De Martino per aver procurato un'ingenuissima espulsione. Pado la trova e la palleggia. Spara via Russo. Trapani, lungo linea, palla respinta e poi Iodice. Salta Russo. Salta Esposito, punta Divo, contro tre, Iodice, e poi Divo mette fuori. Padovani, Iodice, sbaglia.
Chiama la difesa a due Trapani, anche se attaccano in tre quelli dell'Argentina, vuole il rinvio lungo De Cicco. Parte ora, centrale, Trapani, allontana, Sposito, superato dal pallone per un attimo. Fallo di Pado, si continua, Bonni, resiste. Quella tocca troppo, rimessa a Senegal. Con le mani, salta Palumbo, ancora a mettere fuori, tra poco sarà recupero. Trapani sul primo, parte lui, sbaglia l'appoggio. Eccolo qua il recupero, 180 secondi dalla rimessa del Divo. Che sin qui ha disputato una grandissima prestazione con un grandissimo gol. Divo con le mani, cerca Castellano, controlla così e così. Vediamo se la difende. Sono una serie di rimpalli, pallone per l'Argentina. Castellano, dentro non passa, Iodice ce l'alza. Palla verso Di Simone, sta arrivando Carbone. C'è anche Trapani da questa parte a dare una mano, la palla in mezzo per nessuno. Sale il Senegal. Salta sia Russo che Esposito, Iodice, De Cicco, Carbone, ha pareggiato il Senegal, colpo di scena, incredibile. All'ultimo respiro il Senegal pareggia 2-2, incredibile. Leggero, leggero. Russo, destro che si schianta sulla barriera quando manca un minuto e mezzo alla fine e occhi ai rigori. Fiorentino si propone, Cesare dietro, Divo alza e fuori. 40 secondi al termine di questa partita, siamo 2-2. Lancia Chianese, Carbone dietro per Trapani, Pado pressato, Trapani rischia, l'appoggia Chianese, la muove il Senegal, col brivido direi, Pado si lotta là, intervento di Russo su Pado, fallosissimo. Con Di Simone che era partito verso i supporters per calmarli. Occhio perché è l'ultima occasione del match sul 2-2. La palla ce l'ha Chianese sul destro. La mescola dentro, secondo palo. Si andrà ai calci di rigori. Tra Senegal e Argentina. Castellano e De Cicco stanno preparando un patto. Primo rigorista sarà De Simone che invita la calma ai suoi. Non sbaglia, 1-0. Divenuto. Contro Ascione. Primo rigore dell'Argentina. Parte il Divo. Centrale, una mazzata. 1-1. Va Padovani. 2-1. Senegal. Parte il Gigante. Russo. Destro 2-2. Su 2-2. Tocca Stefano Iodice. Va il tanque. Destro, non sbaglia il tanque.
col destro Ascione! Ascione! Sul 3-2. 3-2. Calcia Carbone. Mazzata centrale, 4-2 per il Senegal. Si Ascione para e finale. Palumbo. Sinistro non sbaglia. 4-3, match point per il Senegal. Calcela Salif Sané Chianese. Il primo match point. Non sbaglia Chianese. Il Senegal è in finale di questo mondiale. È in finale il Senegal. Voglio che Domenico mi racconti le sue emozioni di questo preciso istante. Sono molto emozionato perché comunque siamo un gruppo di ragazzi che si conosce fin da quando siamo bambini, siamo un po' come l'Athletic Bilbao, nel senso che sì, siamo ragazzi, tutti nella quartiere, stessa zona, ragazzi, una famiglia enorme, l'abbiamo anche scritto nella sì. Gazzetta. Senti, questo Senegal è la Cenerentola di questo mondiale, lo possiamo dire a tutti gli effetti, perché in un girone di ferro ha battuto la squadra più forte, più candidata, più attrezzata. È stata una battaglia, gol all'ultimo minuto, rigori, perfetto quello di Chianese. Senti, una dedica per la parata alla mia fidanzata. Alla sua fidanzata, complimenti a Ascione, complimenti al Senegal. Tra una settimana è finale.